Benvenuti a tutti per una nuova puntata di Viva Fiorenza, la trasmissione dedicata al calcio storico fiorentino. Siamo qui nella piazza di Santo Spirito, alle mie spalle appunto la chiesa simbolo della squadra dei bianchi che andremo ad incontrare e ci racconteranno le aspettative per questa loro partita del 2 giugno contro i Rossi. Benvenuti, eccoci qua con i bianchi, alle nostre spalle come abbiamo visto la bellissima chiesa di Santo Spirito, siamo infatti nel quartiere dei bianchi, ora ci spiegheranno eh, perché i bianchi eh, vengono associati a questo, a questo quartiere, siamo qui con l'allenatore Fabrizio Valleri e anche tre calcianti, grazie a tutti, intanto diciamo perché i bianchi Santo Spirito. Sì, salve, buongiorno a tutti. Bianca di Santo Spirito perché Santo Spirito è il quartiere del colore, e questa è la piazza, è la chiesa storica del, di riferimento del, della parte bianca. E ci, ci si abita ancora, diciamo, un 30% resiste, per fortuna, e, però insomma, è, è, il è la piazza del, quartiere, delle, del nostro quartiere, insomma, la, la riusciamo a vivere nonostante insomma, e siamo anche qua pieni di, di turisti. E abbiamo anche la palestra che è in piazza del Carmine, che è qua vicino. Siamo riusciti a mantenere degli spazi per i calcianti anche sempre nel quartiere. Mentre il campo d'allenamento allenamento ce l'abbiamo al Galluzzo, la sede storica invece istituzionale è il Torino a Santa Rosa, che ancora anche quella resiste. E l'Oltrarno è sempre stato a connotazione bianca, tutta la parte anche di San Niccolò, a parte. Non andiamo oltre il punto alla vittoria perché poi da lì diventa quartiere dell'Isolotto e siamo coi russi. Allora, proprio i rossi sono i vostri sfidanti nella partita del 2 giugno. Come vi state preparando a questa partita bella sentita? Ci stiamo preparando, ci stiamo allenando, alleniamo il fisio e anche un po' anche la testa, Vada là e Veniamo da, da tre annate di sconfitte, non ci si bisogna nascondersi, noi abbiamo perso le ultime tre partite, due volte con gli Azzurri, una volta con i Rossi, che sono anche tra l'altro i campioni de, in carica di Firenze, e scher, niente, ci alleniamo, mettiamo la testa e, e fiato a posto e, siamo, e spero che si farà la nostra partita. Saremo con presenti sulla nostra partita, perché diciamo che negli ultimi tre, ann tre annate passate un po', non siamo riusciti bene a chiudere, a concludere bene le, le nostre partite, a prescindere poi dal da risultato, dall'aver vinto o perso, che si è perso, però non siamo arrivati in fondo ai 50 minuti giocandocela fino a un fondo e questa è una cosa che bisogna un attimino risistemare perché non è più da, da permettere. Allora, noi abbiamo fatto altre puntate con gli altri colori e ci hanno detto tutti che loro, ovviamente, ognuno ha il suo schema di gioco. Anche voi avete uno schema segreto oppure no? Eh. Sì. Sì. Noi ci abbiamo, sì, abbiamo i nostri schemi di gioco. Allora, il colore bianco, diciamo, è... siamo un po' quelli. Passami il termine un po' meno di tutti perché essendo rimasti collegati al quartiere storico non, abbiamo, non siamo tantissimi agli allenamenti, siamo un po' diciamo come, come però abbiamo una grande tradizione perché eh, abbiamo tanti anziani, anzi, no? Male, vecchi, insomma vecchi calcianti, che insomma, la storia del colore viene da, da tante vittorie, anche se abbiamo passato un trentennio che non si è mai vinto, che dall'81 fino al 2012 poi abbiamo ripreso a vincere, però insomma abbiamo un gioco, abbiamo una nostra identità che ha dannato un po' al bisogna un po' ritirare fuori perché a volte ci, ci perdiamo, però ci siamo, abbiamo lavorato su questo e insomma, siamo abbastanza convinti del nostro fatto. Sì. Allora, qui abbiamo i calcianti, ne, ne, ne presentiamo subito uno, presentati al nostro pubblico e raccontaci un po' la tua storia, da quanto giochi e cosa ne pensi di quest'anno e di questa partita. Io sono Stefano Sebastiani, gioco dal 94, quindi abbastanza, e di questa partita cosa ne penso? Niente, sarà sicuramente dura, sicuramente bisogna invertire. Un trend come direbbe Nanni Moretti negativo <ride> che è un po' obiettivamente non si sta facendo bene. E boh, io vedo una squadra molto umile con tanti ragazzi, e, insomma, diciamo è un buon punto di partenza per fare bene. L'umiltà e la voglia di sacrificarsi sono un po' la base di, di questo sport, se si può chiamare sport. Niente, i rossi sono i più forti in questo momento, anche se poi. Per me sono tutti forti, cioè nel senso mh, bisogna sempre temere tutti, anzi io temo sempre tutti, anche a guardare, quindi figurate. <ride> quindi, però loro obiettivamente negli ultimi anni hanno dato prova di essere quelli più preparati, con più gioco, insomma più completi. Quindi un, un test assolutamente difficile, però quando hai meno da perdere giochi anche con la testa, o giocano anche con la testa più libera. Allora, sbaglio, vi vedo, vi sento un po', un po' giù di morale rispetto a questa partita. Siete tranquilli? No, siamo tranquilli. È che le interviste troppo a ridosso si va un po' in difficoltà, si sta misurando un po' tutte le parole. Perché quando manca un mese, noi si gioca una volta l'anno, eh, come gli altri valori, una barra due ci mancherebbe. però quando si arriva a voi a ridosso della partita, per noi un mese è a ridosso della partita. Ci chiudiamo un pochino, che questo ci dispiace, se magari lo facevamo. No, <ride> ma di silenzio stampa, quindi. Ah, si, tutto, si raccontava eh. tutto, si raccontava tutto. <ride> no. Allora, ora parliamo anche con questi giovani che sono le nuove leve, diciamo. Allora, intanto, presentati pure anche tu al pubblico. Io sono Kerici Lapo, io ho esordito nel 2019. Che ruolo hai tu? Faccio il portiere portatore, diciamo, come, come ruolo a, ad oggi. Allora diciamo che il nostro pubblico non sa che cos'è il portiere e il portatore Il portiere nel calcio in costume ha lo, è colui che segna la caccia e colui che la, la, la salva comunque sia da un tiro della squadra avversaria quindi se è colui che attacca e che va a cercare di fare la caccia alla squadra avversaria e che cerca in qualche modo di arginare le azioni degli avversari e di andare a non fargli fare la caccia a loro più o meno questo è il ruolo del portatore. Invece tu sei? Del medico Olmo, piacere. Piacere, eh, anch'io, diciamo sulla linea di Lapo, tendenzialmente un po' più avanti, magari gioco meno con la palla, più magari fisicamente. Eh, ho fatto svariati anni giovanili per poi interrompere e ritornare l'anno scorso io, aggregandomi alla prima squadra e riuscendo poi a esordire la prima volta appunto l'anno scorso. Quindi l'anno scorso è la prima volta, quest'anno sei più carico, ti sei più preparato, ti sei allenato di più? Ma sicuramente ho cercato di, cerco di arrivare il meglio possibile e poi in un anno ho capito più cose di quelle che magari sapevo l'anno scorso, ecco quello sicuramente. Ah. Allora, parliamo delle regole del calcio storico che sono cambiate, come tutti sappiamo, e che spesso non hanno trovato riscontro positivo, soprattutto in voi allenatori. Allora, ehm, sì, questa regola di testa a testa è fondamentalmente ci si riferisce tutti a questo. È entrata nel 2011 a seguito del, del processo che iniziò nel 2006, perché bisogna sempre ricordare che tutti i calcianti, tutti 54, la partita del 2006, i bianchi e azzurri, sono stati portati a processo. Processo che è finito nel 2011, a febbraio, infatti abbiamo ricevuto il calcio in costume a giugno. Il processo è finito nel 2011, a febbraio, dove un giudice ha detto che siamo tutti assolti tutti in contumacia, a parte Valeri e Ardito, erano lì presenti, in presenza, tutti assolti perché il fatto non sussiste, perché naturalmente sapevano i calcianti cosa andavano a fare e non aveva senso portarli a, a, a processo, però si vede che all'epoca amministrazione e questura, perché ci fu la Digos anche che faceva le indagini, se la sono sentita di portarci tutto a processo, ma il processo è finito in questa maniera, sicché sì il testa a testa che è stato poi introdotto nel 2011, secondo me doveva, si doveva passare più a una regolamentazione della rissa, perché questo è un gioco dove la rissa fa parte, entra a fa far parte proprio del gioco. Certo, non risse che durano 30-50 minuti tutta la partita, ma risse regolamentate, più di uno o due minuti non la puoi fare, interviene gli arbitri, stacca, ci sono tanti modi per regolamentare queste cose. E ferri su delle sanzioni, cioè se ti comporti male perché lì vige la cavalleria da sempre, sì se ti comporti male da, colpisci un avversario a terra lo colpisci da dietro, insomma ti rendi di reo di, di atteggiamenti che non, eh, non, ba, oltrepassano la cavalleria, non giochi più a quel giochino infamia e soprattutto basta, finito, vieni espulso a vita. Questo In questa maniera sarebbe stato anche un deterrente e la rissa in una maniera o in un'altra la si poteva eh, governare, cioè si poteva mettere a punto. Testa a testa è... Eh, è sempre un, una cosa che fondamentalmente chi è a rischio sempre di espulsione perché lì dentro poi preso anche dall'istinto, preso da, da tante cose, dal, dal gioco, eh, ci sta che intervieni, vai a difendere un compagno, partecipi a una rissa che può durare anche pochi secondi. Eh, allora se andiamo a, a mettere poi la regola, a, a applicarla fino all'ultimo, probabilmente si rimane in 10, 10 contro 10. Questo ci dovrebbe far riflettere, ora è passato eh, più di, a parte c'è stato un po' di blocco con il Covid, però sono 12 anni che giochiamo in questa maniera, forse arriva anche il momento un po' di rivederlo, non è una sconfitta, ma insomma <ride> rivediamolo un attimo perché questa regola forse comincia a essere un po' e sicuramente i gioco si aprirebbe di più. Sarebbe più divertente. Sarebbe più divertente. Ma eh, questo ora su questo diciamo... Parliamone, però va bene, cioè, sarebbe più, più vera come cosa, perché non è, è una regola che, dato che il calcio storico nasce senza regole, non c'era bisogno di mettere una regola, ma c'era bisogno di fare altre cose, altro lavoro. Questo sarebbe anche un, un lavoro che non solo compete a Pomitaccio, non solo compete al comune o a chi per esso che gestisce la manifestazione, ma dovrebbero anche sentire i colori, trovare tra i colori che ci sono ex calcianti, persone che sono dell'ambiente, sceglierne un paio per, per colore che, sono, che poi tanto ci si conosce tutte un, un e dargli un potere decisionale di, di prendere certe decisioni anche fuori dal momento del torneo perché adesso non ci si può mettere a un tavolo, siamo a ridosso del torneo magari in tempi, non so, in tempi più tranquilli, agosto, settembre, ottobre si potrebbe parlare di tante cose e, e metterle a punto perché la manifestazione sia, sia sempre meglio, cioè, parliamoci chiaro, e non succeda cose sgradevoli o cose spiacevoli che poi possano dar noi all'amministrazione, possano dar noi a Fiorentini, ma danno noi anche a noi no, che poi certo. veniamo sempre etichettati o indicati come tanto è uno psonomino, succede sempre, eh, se un calciante fa qualcosa... Un furto, eh, prima è calciante <ride> e poi dopo è idraulico, <ride> che, insomma un appellativo che, che ti, ri, ti riconoscono in quella maniera. Ora facciamo la domanda a tutti loro, ovviamente anche a te che però avete anzianità diverse, diciamo, vi siete fatti male davvero? Io? Ah, più volte proprio. <ride> più volte tu? Tu hai giocato su una partita, com'è andata? No, fortun fortunatamente l'anno scorso no. no. No, io mai, ma non, non ho fatto niente <ride> Avete fatto male allora, ma forse di più di, di riceverlo sì, si Anche da solo, proprio, c'è speranza No, no, eh, di riceverlo, no, 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 no l'ho subito più che dato sì. è Questo è un grande rammario, sinceramente, però è andato così allora. Però pare che i bianchi siano la squadra più amata dai fiorentini, è vero Perché questa piazza ha un fascino particolare Vabbè, Mi fa piacere Forse perché siamo uno degli ultimi colori che è rimasto collegato al quartiere Storio. Però insomma sì, non credo, insomma, ognuno amerà il proprio colore, Dai, è giusto sia così. Eh. Avete un gesto scaramantico prima di entrare alla par nella partita? Beh, l'unica cosa è che io non, non voglio familiari vicino, ecco, solo questo. Ok. Io in generale non li voglio vicino. <ride> E tu? No, io solamente la mattina del giorno della partita, prima di andare al campo, passo da qua e vado dentro in chiesa. Okay. E basta. Perché non volete familiari? Vi dispiace vedervi? vedervi. No, tu, vuoi. <ride> tu vuoi familiari? Sì, sì, per me non. Non è differente. Come mai? È semplicemente perché ci sono stati l'anno scorso e... Non male. No, no, no non, nemmeno ti frenano, però ecco, se uno è lì da solo, la, la, la sento, esatto, ti condiziono un minimo. Comunque. Perché senti troppa pressione? No, più che la pressione, perché magari loro, io ho certi punti di vista riguardo la partita, loro da fuori ne hanno altri, le due cose non, con, non concernono, ecco. Sono due punti di vista differenti. Allora, eh, noi vi facciamo in bocca al lupo e... Vivi il lupo. E forza bianchi. Forza bianchi. <ride>